Motta Centro presenta Motta San Giovanni, eventi storici, personaggi, avvicendamenti politici, altro, dall'Unità d'Italia. Reggio Calabria, novembre 1913, raccomandata, Corpo Reale del Genio Civile, Ufficio di Reggio Calabria, Servizio Generale Stradale, numero 2761, alla Regia Prefettura di Reggio Calabria, oggetto, appalto dei lavori occorrenti per il completamento della strada da Motta San Giovanni alla frazione di Lazzaro, dietro analoga disposizione del Superiore. Ministro, trasmetto a codesta Regia Prefettura le minute dei disegni relative alla costruzione della strada controindicata, ad essere resi estensibili ai concorrenti e consistenti in, primo, planimetria, secondo, profilo longitudinale, terzo, disegni delle opere d'arte in numero 52 tavole, quarto, sezioni trasversali in numero 2 allegati, restituirmi le anzidette misure appena avvenuta la gara. L'ingegnere capo, Gambini. 6 dicembre 1913, Prefettura di Reggio Calabria, documento originale, verbale d'esazione d'asta, dei lavori di completamento della strada da Motta San Giovanni alla frazione Lazzaro. Originale, Reggio Calabria, 6 dicembre 1913, telegramma al Ministero Lavori Pubblici, Segretaria Generale Contratti, Roma, asta appalto lavori completamento strada da Motta San Giovanni alla frazione Lazzaro rimasta deserta il prefetto. Pubblicazione del bando d'appalto per il completamento della costruzione della strada obbligatoria Motta-Lazzaro, avvenuta il 8 febbraio 1914, sembrò essere conclusa l'interminabile impresa. Il comune di Motta è collegato con la città di Reggio Calabria. Parallelamente si realizzano altre importanti opere per avvicinare Motta ad altre comunità, il servizio postale, il telegrafo, il telefono. Il servizio postale era molto precario ed era affidato a persona di fiducia che si recava a piede, ogni mattina, alla stazione di Lazzaro per ritirare il pacchetto postale, spesso vuoto. Anche all'epoca i reclami, ricorsi, venivano inviati al prefetto con firme di persone ignare dello stesso reclamo. Citiamo un episodio, il 26 giugno 1876, il prefetto scrive al sindaco di Motta, oggetto, servizio postale per effetto di un reclamo sporto alla prefettura ci erudisce sull'andamento non regolare del servizio porta corrispondenza postale di codesto comune, occorre avere dettagliate informazioni sul riguardo. Stante ciò, prego la signoria vostra di fare invitare il signor porta corrispondenza a presentarsi in questa segreteria di spettanza per essere all'uopo interpellato. Il prefetto. Dopo un'attenta e accurata analisi da amministratori solerti, all'altezza delle esigenze del tempo, approdano in consiglio comunale due importanti argomenti, di estrema necessità per la popolazione non solo, l'impianto dell'acqua potabile, 1912. E la necessità non più rinviabile del collegamento telefonico con il resto d'Italia, 1913. Già nel 1907 la Deputazione Provinciale di Reggio aveva deliberato la costruzione della rete telefonica urbana. L'anno dopo all'adunanza del Consiglio Comunale di Reggio il 10 luglio 1908, venne proposto dall'assessore De Nava la realizzazione dell'impianto telefonico negli uffici comunali.
con ampliamenti di carattere funzionale e di sicurezza alla caserma dei pompieri, al comando delle guardie municipali e a tutti gli uffici che svolgevano servizio pubblico. Fu approvata all'unanimità.